Siamo in un torrido pomeriggio di giugno e siamo qua nel Biellese. Stiamo ritornando all'azienda faunistica La Ghiandaia dall'amico Simone per un evento particolare, una giornata interessante. Faremo un'altra cacciata con gli amici della Fiocchi, con Costantino, e poi ci sarà una sorpresa. Questa volta non più Beccaccini come a dicembre dello scorso anno. Oggi cercheremo di cacciare animali di selezione, capriolo e cinghiale. La caccia si è aperta, i posti ospitano questa pregiata selvaggina, speriamo vada bene. Ora stiamo attraversando le risaie, ci stiamo avvicinando a Rovasenda. Nome? Riccardo. Costantino. Età? Vicino ai 90. 40 meno del signore qui a fianco. Professione? Ero ingegnere meccanico. Direttore tecnico di un'azienda che produce munizioni. A quanti anni hai iniziato ad andare a caccia? A 4. È un po' difficile dirlo, ma col primo aria compressa. Con chi? Il signore qua a fianco. Prima con mio padre, poi con amici mio padre, eccetera. La prima preda non si scorda mai. A 4 anni un passerino in cima a un pino con il calibro 20. Il primo è stato un fringuello e poi dopo, più avanti, è stato un camuscio. Il primo fucile posseduto? Un'aria compressa. L'aria compressa, poi un 32. Numero di licenze all'attivo? 32. Dal 46, faccio un po' il conto, sono... Caccia preferita? In alta montagna con il cane, per Nici Bianche. In montagna. Prima era col cane e poi per ragioni fisiche. Cosa facciamo oggi? Oggi andiamo a caccia dall'amico Simone qui alla Ghiandaia. Ma vediamo quello che c'è, quello che la caccia di selezione ci offre. Cosa cacciamo? Capriolo e cinghiale. Ho sentito caprioli o cinghiali, vediamo. Con che calibro? 243. 7,62x63. Quali munizioni? Fiocchi, soft point, 100 grani. Ecco, come ho detto prima, date dalla società, obbligatorio. Grazie. Prego. Prego. Prima ci ha confessato la sua età e ci ha lasciati tutti in sasso. Sì. Com'era la caccia prima della guerra, durante la guerra e poi subito dopo, perché lei l'ha vissuta? Beh, prima della guerra l'ho fatta poco, però tutti andavano dove volevano, sparavano quello che volevano, eccetera. E idem i primi anni dopo la guerra. C'era tanta selvaggina, tanta. Mi ricordo l'invasassina, galli e cotorne che non finivano più, ecco. E poi dopo anche sui braghetti ce n'erano tanti di galli. Dopo, e pernici bianche, cotornici e lepri bianche. Nel giro di 4-5 anni sono spariti, le lepri bianche sono sparite. Le pernici bianche sono rimasto qualche cosa, cotornici si vedono più, galli sulla punta delle dita di una mano. Ho sentito parlare e fare il nome Braghetti. Sì. Braghetti non era una riserva importante vostra? Mi racconta qualcosa? Era una riserva che aveva preso mio padre nel 26, direi. C'era già dal principio del Novecento. E poi dopo l'ha migliorata,
proprio in tempo di guerra si andava su poco, e alla fine c'era una bella selvaggina, Camosci specialmente, verso fino all'80. 70-80, a contare i 100 capretti, per dire, e per cui ce n'erano tanti. E poi dopo ho preso qualche malattia, sono andati, sono diminuiti notevolmente, perché non lo so. Ho chiamato su anche un veterinario una volta per vedere, e ho preso un camoscio che voleva, mi spari quello lì. Parlava che si muoveva male, alla fine l'ho lasciato fare a pulire a lui, eccetera, eccetera. I suoi camusci muoiono di fame con lo stomaco pieno. Basta. Lei ci ha portato degli album Sì. fotografici e difatti qui vedo delle fotografie della riserva Braghetti. E tu, Costantino, alla Braghetti hai cacciato? Raccontaci qualcosa. Beh, certo, ho preso il mio primo camoscio lì nel 79 e poi ho iniziato la mia passione nei galli e lì ce n'erano, anni 80 ce n'erano tanti. C'erano tanti perché c'erano tante vacche che venivano al pascolo e i pastori ne portavano su tante e poi i pastori un po' hanno abbandonato, un po' sono morti e le vacche non vanno più, il bosco è cresciuto un po' dappertutto, fino in alto. Ci sono ancora i galli, però Ok. va un po' annato. Quindi se la caccia è una malattia, quella di montagna, Ah, inguaribile. una malattia incurabile, Incurabile. incurabile. Io speravo sempre che andrò in pensione e vado su, perché per me è il paradiso. Ecco. E dopo invece non è stato più un paradiso, perché ti obbligavano a tornare indietro a lavorare ancora, magari. All'estero? Ha cacciato all'estero? Cacciato all'estero, un po' tutte le parti. Dove principalmente? Fatto qualche 3-4 volte l'Africa, ho fatto come si chiama? British Columbia, Yukon, Kamchatka, come si chiama? Kazakistan. Kazakistan, Un po' di soddisfazione se l'hai tolta, va. e poi dopo c'è Qua ci sono sempre quasi fotografie di di tutto. tutto, sì, anche, e mia moglie veniva dietro, brava, perché le piaceva anche andare a vedere roba nuova, eccetera. Sbaglio o una moglie cacciatrice? Era cacciatrice mia moglie, era cacciatrice e si arrangiava a sparare, ecco, non era sfegatata come suo marito. Ecco. Ma se lei, fra tutte le cacce che ha fatto, dovesse sceglierne una e dire questa è la forma che mi ha più appassionato. Ma è difficile dirlo. Montagna di sicuro. Ecco. Sì, l'Africa è bella, ma è tutta un'altra roba. Tutta un'altra roba. Molto Però difficile. le nostre Alpi non ha niente da invidiare a nessuno. No, no. Beh, ma tu parti sono montagne che sono portano via gli occhi, ecco. Come paesaggi, come anche così nuove bestie che girano. Interessante sempre vedere. E la caccia di adesso, lo chiedo a tutte e due, la caccia di adesso, la caccia moderna, come la vedete? Beh, come vediamo, in Italia direi sempre ancora forte, sentita la caccia migratoria e gli ungulati, adesso la caccia del presente, direi anche del futuro, sicuramente gli ungulati, prima parlavamo dei braghetti, sì, sono un po' meno galli, ci sono meno coturnici, però sono arrivati i cervi, adesso i cervi la fanno da Notevole. padrone. E poi qualche Quindi cinghiale c'è anche sulla. iniziano i cinghiali, quindi è chiaro che la natura si evolve, prima era curata dai Certo. pastori e adesso ci sono le condizioni per il sostentamento degli ungulati e Quindi possiamo dire che, visto che voi comunque portate un nome, rappresentate un'azienda che è famosa nel mondo per le munizioni, anche il recente, gli ultimi anni, interesse della Fiocchi per questo tipo di munizioni, a canna Beh, rigata è proprio legato certamente. all'esplosione di questo mercato. Anche, di Certamente, sicuro. certamente. Di sicuro. Quindi la caccia di selezione
sempre più Beh, sì, di vicina. Forse deve essere fatta con la testa, ecco. E che c'è in giro tanta gente che la prima roba che vedono sparano e mettono via. Più sono piccole vanno a finire nel sacco. Senza, cervi è un po' meno di facile metterli nel sacco, ma i caprioli, i cavosci vanno subito nel sacco. Questa è una questione di Sì. cultura su cui dobbiamo lavorare tutti, Cultura, sì, su cui dobbiamo è un po' lavorare tutti, difficile, purtroppo. difficile far cambiare la testa alla gente. E adesso speriamo stasera di avere anche la possibilità di fare gli incontri giusti. Benissimo, Dai, speriamo. sempre, sempre una giornata di caccia, una bella serata di caccia, anche se non si arriva a concludere. Allora, prima l'in bocca al lupo ve lo siete augurati reciprocamente, adesso ve lo auguro io a tutti e due. Grazie Va bene, altrettanto. grazie. Ingegnere Grazie. Costantino. Costantino ha sparato, speriamo che sia andata bene la fucilata e che adesso verranno a prenderci e vedremo il risultato. Raccontami cosa hai combinato. E siamo stati un bel pezzo senza vedere niente. Poi sono arrivate due mini lepri, sono state un bel pezzo Hai a visto almeno due giocare, mili sì, lepre, a e c'è altre cose. giocare, a fare anche altre Ah cose. sì. E poi sono arrivati questi due cinghiali. E la prima volta è venuto fuori, sono arrivati a 10 metri. Si è affacciato, potevo sparare, però non eravamo sicuri, non ero sicuro che lui lo vedesse bene. Aspetta, aspetta, ho detto tanto viene fuori. Invece di venire fuori, ha attraversato la tagliata come un razzo. E proprio avevo già tirato Lo snare, lo stecker. stecca. No, poi ho messo in sicura, ho detto adesso torno, adesso torno, adesso torno, aspetta, 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 aspetta. E i cinghiali non arrivavano. Passato un bel 10 minuti, un quarto d'ora, finalmente è ritornati fuori. È arrivato fuori, bello, ho detto, boh, ci sei, tutto a posto. Pronto.
sparo, clic, porco cane. In quel momento non ha sentito il cigno, non ha sentito il clic, però poi ha iniziato a usmare, a tirare col naso e via come un missile. Poi si è fermato, nel frattempo è arrivato fuori quell'altro, è arrivato fuori il secondo e l'ho visto lì, era lì un po' di punta, dai, adesso va, l'ho detto, lo vedi? Sì, boom. L'ho ammazzato, sì, l'ho tirato in testa, è rimasto lì. Tanto era vicino. 40 metri. Sì, una quarantina. Va bene, poi magari veniamo ancora in autunno a correre dietro un po' i beccacini. Benissimo, va bene. Ringraziamo il padrone di casa. Grazie a voi di essere venuti a trovare. E sono contento e onorato di averla avuta qua. Peccato che non è riuscito a fare l'abbattimento anche lei, però l'aspetto per un'altra volta. Per un'altra volta, vediamo di combinare qua per la prossima volta. Bene, Costantino, dai. Ci vediamo quest'autunno per i beccacini. Dai, ciao. Ciao.